per questo gatto. Ah sì? Sì, no, no, sono veramente esiliato, perché io mi accattai un motorino e mi giro un casco. E questa legge del casco è come chiedere i seggiolini, la cintura di sicurezza, per usare i seggiolini, no? I vicini a 6 mesi prima di dire mamma e papà ci hanno mandato, come ti chiami? 6 anni per vedere la pattuglia della polizia che era obbligatorio il seggiolino. E la cintura di sicurezza? La cintura di sicurezza ha determinato tanti di quegli incidenti, perché i gente non se ne vedevano mai. Però siccome questi erano molto scrupolosi, appena si vedeva la pattuglia dei carabinieri, uno lasciava perdere volante, cambio, tutte cose, la cintura, ogni cintura, e intappava a 120, 130 km. Ora, ministro, il casco obbligatorio, che non se le può rompere le corna solo tuo figlio, dice pure tu. Devi proteggerti e fare in modo di non romperti le corna, perché il Stato si comporta come il babbo. Il babbo fosse una specie di padre, però un poco più cretino. Il Stato. Ora è necessario, lo sappiamo tutti che è necessario, però io coniugherei il verbo casco, perché io casco, tu casco, egli casco, noi casco, voi casco, essi che fanno i casco se, di soldi, perché di questo si tratta. Quindi noi, ora, siccome però non è specificato che la casco, dice, io se cerco casco sul vocabolario può essere pure casco di banana, giusto? Allora io mi vinto un bello casco di banana, non ha detto. Appena mi ferma la polizia, io ci stacco una banana e dico, il giro urbano se la mangiasse, se ne fregasse, pensasse alla salute. Anche perché questo Stato scrive sulle sigarette, nuoce gravemente alla salute, però ti vinne. Casco, te lo devi mettere perché sennò ti rompi la testa. Ma allora io non capisco perché sui mutanni lana non ti scrivono se te le compri ti gratterai il culo tutta la vita, perché è la stessa precisa identica cosa. Allora io ho deciso di ovviare a questa legge del casco mentendo un casco di banane sopra la testa. Appena il vigile urbano mi ferma e mi dice, lei non è giovane, si mangiasse una banana non c'è problema, va. E poi queste sono le cose che ti fanno immaginare Ureggia, perché cose che fanno immaginare Ureggia nella giornata ce ne sono tante. Per esempio, io sbaglio sempre un lato dei mutanti. I mutanti hanno la bannerita, esatto, gli hanno occhi, gli mi tocca la bannera precisa. A questi la mattina è, si votano solo. La mattina mi si votano solo. Un'altra cosa che a me mi fa impazzire è quando io, la mattina, qual è una delle cose più incredibili? Il tappeto del dentifricio. Ora lo sappiamo tutti, con il tappeto del dentifricio rischia di finire dentro il buco del lavandino. E a bastasse che ne ci mentissimo la mano, rinciò super veloce. Che facciamo invece? Un tappeto tutto cutato. E io se va in coppola preciso rinciò per tutto. E già uno inizia la giornata, poi dici che fa? Mi dà lì un poco di televisione, per esempio. E sono ministro Rossano Bindi, no? No, perché io non ci credo che ha una sciopimena. Io non ci credo per mio. Oppure, per ora la trasmissione di successo, il mio amico c'era Eva Robbins, no? Che per ora va dappertutto. C'è una bella donna, dice, ma tu ci pensi che è mascolo? E io ci disse, ma tu ci pensi che Rossi Bindi è femmina a me? Cioè, a fare una scelta, insomma, queste cose, anche la pubblicità che si vede ormai. Non so se avete visto quella di Paola Barale, l'aereo. Paola Barale, l'hostess ci porta un caffè e un caffè si ci sduaca nella camicetta. E allora gli dice, si rapi la camicia e dice, oh signora Barale, che birra di seno. Gli dice, io uso questo, e l'hostess pure io. E si vede chi c'è magari con reggiseno, oh pure lei, e pilota catalieno, e che bello reggiseno, ma un nessuno aere. Io hanno fatto pure la stessa pubblicità per i mutanni alla festa, tutti dicono, guarda non c'ha più la cellulite, guarda non c'ha più la panza, ora ve lo svelo io il segreto. Ancora a portafoglio, no, precisa, fa pubblicità, guarda che mutanni, ma che belle mutanni, ci pure io ai stessi mutanni, e tutti che stessi mutanni, e sono contento. Ora va immaginate una festa di mascoli.
se tu che moda ne hai, già aspetta. O mi ricorda una barzelletta quando c'era presidente Pertini, no? Borrutate a Sandro Pertini, mischia. Che ci dicevano che era un po' costonato. Ma non è vero, una volta ci telefonavo, grazie, ci disse, Sandro, siamo a girare all'aeroporto, dice, non posso venire perché sono stanco molto a domicili, sta venendo Reagan, il presidente degli Stati Uniti d'America, tu sai quanto soldi ci siamo a dare a Reagan? E va bene, stai venendo, va. Perciò il presidente meschino si veste, arrivano all'aeroporto a quattone perché c'era l'aereo presidenziale che arrivava, e Sandro Pertini dice, va bene che è il presidente degli Stati Uniti, dice, ma che c'ha per stare i cause nove, no? E allora si ci fece un bel risvoltino nel pantalone e scendio per evitare che il pantalone si bagnasse. Crack, si vede che aveva il risvolto e ci ha cominciato a gettare luce, dice, presidente, i pantaluna, dice, ma quando ci siamo andare a sta americani? grazie, bravo. Allora siamo veramente